siamo in diretta, ringrazio Cristina Barra che mi ha raggiunta, mi ha chiesto se l'inglese è su inglese e sono molto felice di presentarvi Azaz Avidar. Ciao Azaz, buonasera, benvenuto a Basso. Non dovrei dirlo, ma ho visto le sue prove e devo dire che non sembrava, non so, non sembrava terreno, sembrava un angelo. Pazzesco veramente. Stai, ci sono io, stai, poi ti fai un when you say it, but you look like an angel. Yeah, it's like a music treat. Sembra un angelo anche qua, comunque, non è vero. I really have to say that, thank you, it's a big compliment, but I really couldn't care less. I just want to sound good. If I sound good, then that's what matters. Cosa importante da voi è quello che si sente. Ti ringrazio tantissimo perché ha preso un grande complimento, però quello che interessa a noi è quello che ci fa dire. Uscirà benissimo e sono sicura che stasera ha superato tutti quanti. Allora, conosciamo poco di lui, no? È un cantautore israeliano e siamo lì per contarci qualcosa di più. Synthesize a bit your story, because initially maybe I don't know so much about you, know where you're from, you come from Israel, Tel Aviv, right? Well, yeah. I'm originally from Jerusalem, but I think every liberal artist finds himself or herself in Tel Aviv. Great place. It's a beautiful place. I just started making music only about 6 years ago. I was an animator, I painted, and I did animation films. And a girl broke my heart, and that somehow perpetuated me into writing music, into outletting, almost as a source of therapy, to outlet all the feelings that I needed to let out. And ironically, the more personal I write, the more audience is receptive to it. So it's an interesting therapeutic process. Allora, hai iniziato a fare musica 6 anni fa. Prima lui ti disegnava, cioè, cartoni animati, cos'è, film animati, e una ragazza gli ha spezzato il cuore. E quindi lui un po', cioè, a livello terapeutico ha iniziato a scrivere e fare musica, cioè, per tipo, no? Sì, per liberarsi, per me. Esatto. Lui è citato Tel Aviv, è vero che conosco moltissimo, molta gente che sta andando a Tel Aviv, che è definita la nuova New York, è vero? Did you get that? Like people are like kind of describing Tel Aviv as the new New York. I think it's better. It's better weather. That's for sure. There is a sense of a melting pot in Tel Aviv. There is, it's cultures, because Israel is a young country and it has different cultures together, and Tel Aviv is the same liberal, free part of Israel. So it's all the good that comes out of people meeting together and sharing their cultures together, and it's on the beach, and it's fun. So, bellissimo tempo, quindi è un incrocio di molte culture, ma c'è la parte liberale, esatto, senti, mettiamo su questo, vediamo per favore di Allora, ringrazio molto Cristina
e ti vediamo questa sera da 10:30, yeah, 10:30. Esatto, alle 10:30 esatto, qui a Sanremo. Ah no, aspetta, ah no, aspetta, perché arriverà anche a fare due date. Facciamole, allora, facciamole, dille. 23 aprile a Milano e poi c'è anche una nuova data perché viene il 16 luglio a Roma, però io non posso dire sta roba. Ok, quindi presente la settimana venerdì 23 esempio, e poi il 16 luglio a Roma. Va bene?